Giunge alla 7ª edizione il premio Morione, riconoscimento rivolto ai giovani giornalisti d'inchiesta under 31 e intitolato a una figura esemplare di professionista rigoroso, determinato e dinamico. Roberto Morione, giornalista per 44 anni orgogliosamente in RAI, quindi nel servizio pubblico. Alla fine si è inventato e ha diretto Rai News 24, quindi una testata particolare che già scommetteva sulle nuove tecnologie, le mischiava e soprattutto faceva rete tra i gruppi, le squadre di giovani giornalisti che avevano un nuovo modo di fare inchiesta. Anche quest'anno le giornate di premiazione avverranno a Torino, il 25, 26 e 27 ottobre. Il premio è promosso dall'Associazione Amici di Roberto Morione, dalla RAI, dal Consiglio regionale del Piemonte e dall'8 per 1000 della Tavola Valdese. Noi sosteniamo da qualche anno con un contributo 8 per 1000 questo premio. Mai come in questi ultimi tempi si rende evidente, credo veramente a tutti, la necessità di una professionalizzazione nella comunicazione di notizie e anche di commenti. Siamo in un tempo in cui cresce la propaganda, la comunicazione fantasiosa che non si basa sui dati di fatto, creando anche un eccesso di aspettative. Io credo che noi abbiamo bisogno invece sempre di più di una comunicazione informata e quindi anche di opinioni informate. 3 giorni che sono l'occasione, oltre che assegnare i premi, di riflettere su temi e spunti relativi al mondo del giornalismo, con 3 giorni di conferenze, dibattiti e incontri di formazione con giornalisti di grande spessore. Il tema di questa edizione 2018 è informazione sotto minaccia, un problema sempre attuale per un'informazione fortemente condizionata da pressioni di varia natura. Negli ultimi anni sono 3.600 i colleghi che hanno ricevuto minacce o sequestri, però sequestri a volte anche dalla magistratura. Ciò significa che si è andati a toccare argomenti con un ottimo giornalismo di inchiesta, che qualcosa non era stato detto, che qualcosa era ancora oscuro ai cittadini italiani. Ecco, e per aver fatto il proprio lavoro in modo eccellente, la magistratura ha ritenuto opportuno sequestrare materiale a diversi colleghi che avevano appunto approfondito determinati argomenti in diversi settori della vita pubblica italiana. E poi loro, i giovani giornalisti e le loro inchieste. 4 i lavori finalisti, come da tradizione 2 video inchieste e 2 web doc, con temi affrontati molto diversi tra di loro, dalla gig economy alla sanità, passando per il marmo di Carrara e le rotte del commercio delle armi. Caro Cordone, l'inchiesta è svolta da Francesca Candioli e Veronica Di Benedetto Montaccini ed è una video inchiesta sulla speculazione, sulla conservazione privata del cordone ombelicale. Poi abbiamo un'inchiesta invece a 3, promossa da Flavia Grossi, Madi Ferrucci e Roberto Persia, che si intitola Doppia ipocrisia. E questa è un'inchiesta molto seria sul commercio di armi che partono dalla Sardegna e attraverso la Germania arrivano in Arabia Saudita, però per poi essere sganciate nello Yemen. La terza inchiesta in concorso è Le crepe del marmo di Marco Carlone, Elena Pagliai e Daniela Sestito, e questa inchiesta va a scavare i problemi dell'estrazione e il commercio del marmo a Carrara, che ha implicazioni non solo ambientali ma di vario genere. E alla fine un'inchiesta intitolata Welcome to your gig, ed è sulle distorsioni della gig economy, quindi questi piccoli lavoretti che sembrano cose molto facili, in realtà poi hanno dei riflessi di vario tipo. Un percorso, quello che porta alla fase finale, che ha visto l'Associazione Amici di Roberto Morione fornire un'assistenza meticolosa sotto molteplici aspetti ai 4 lavori finalisti. Sono accompagnati in questa produzione che è sostenuta da un contributo economico di 4.000 euro per ogni inchiesta, sono sostenuti da un tutoraggio stretto che è giornalistico, con giornalisti di provata esperienza. Nel tutoraggio abbiamo anche un legale molto esperto di questi temi che li segue passo passo, abbiamo un tutoraggio tecnico, video, web doc, audio e da quest'anno anche il tutoraggio musicale.
I vincitori di questa settima edizione saranno premiati nella serata finale al Piccolo Regio, sabato 27 ottobre, dove Marino Sinibaldi condurrà una serata che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del giornalista Roberto Amen, della ricercatrice Paola Barretta e del vignettista Mauro Biani.